La fionda delle Baleari, un'arma antica dalla precisione mortale. La fionda delle Baleari è appunto un'arma da lancio proveniente dalle isole Baleari. Veniva utilizzata sia per la caccia che per la battaglia. Si stima che un proiettile lanciato con una fionda simile potesse raggiungere delle velocità tra i 50 e i 100 metri al secondo. E a differenza di una freccia, un sasso lanciato con una fionda riusciva a perforare completamente un'armatura d'acciaio. Il suo funzionamento è relativamente semplice, ma per colpire i bersagli, i frombolieri delle Baleari hanno affinato la loro tecnica per tantissimi anni fino a farla diventare una vera e propria arte. Adesso la mia domanda è: sarò in grado di riuscire a padroneggiare quest'arte nel giro di una settimana? Inizia ufficialmente la sfida. Prima di iniziare però non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un piccolo like qua sotto. Per prima cosa dobbiamo costruire la nostra fionda e per farlo ci serviranno diverse cose. Una forbice, un metro, dello scotch e una corda. Trovate il link in descrizione se volete acquistare lo stesso tipo di corda. La corda dovrà essere lunga circa 2,80 m, quindi portiamo il metro a 2,80 e tagliamo la corda. Dividiamola in due e successivamente in quattro. Questo ci farà trovare il punto centrale dove fare il primo nodo. Apriamo nuovamente la corda, questa volta in due metà, e facciamo un nodo. Adesso ci distanziamo circa 4 dita e facciamo un altro nodo. Questo sarà lo scompartimento dove andremo a posizionare la pietra. Posizioniamo lo scotch in questo modo facendo 3 strisce uguali. Posizioniamo la corda sopra lo scotch e richiudiamo per bene. E andiamo a rinforzare la nostra sacca. Dopodiché facciamo un bel nodo nell'estremità dove la corda forma una U, in questo modo, e facciamo lo stesso nel lato opposto. Uno ci servirà per tenerla ben salda al dito, mentre l'altra ci servirà per lanciare il nostro sasso. Adesso che la nostra fionda è pronta, andiamo subito a provarla. Iniziamo a far pratica con delle palline da tennis, in modo tale che se sbagliassimo qualche lancio, cosa molto probabile, non romperemo alcuna finestra. Posizioniamo la nostra pallina e proviamo qualche lancio. Ok, non ho la minima idea di come si faccia. Ho provato dei lanci a caso, ma credo che nessuno di questi rientri nella classifica dei lanci ufficiali. Così mi sono documentato e ho scoperto che ci sono tantissime tecniche da lancio, ma noi ci concentreremo sulle più semplici che ci permetteranno nel minor tempo possibile di raggiungere il nostro obiettivo, ovvero quello di colpire dei target ad una distanza considerevole. Una delle tecniche più semplici è l'underhead, che consiste nel far girare in senso orario dal basso verso l'alto il proiettile e lasciarlo andare poco prima che arrivi all'altezza della nostra testa. Mentre l'altra si chiama elicottero e appunto, come dice la parola stessa, dobbiamo far girare la nostra fionda proprio come le pale di un elicottero. Non appena avremo raggiunto la velocità necessaria, lasceremo andare il corpo. Iniziamo con l'underhead, che mi sembra nettamente più semplice. Dopo diverse ore di pratica ho cambiato il tipo di lancio. E questa tecnica mi sembra la tecnica ideale per colpire i bersagli. Ho posizionato una bottiglia come target e mi sono messo a 5 metri di distanza. Nei 3 giorni precedenti mi sono allenato duramente per poter riuscire a colpire il bersaglio. Ma non è per niente facile. Il mio lancio è buono, ma la precisione che serve per colpire la bottiglia deve essere chirurgica. Se credete che sia facile, ecco come lancio una persona che non ha mai utilizzato una fionda. Le variabili per un buon lancio sono tantissime, ma con costanza e determinazione i risultati arrivano. Così, dopo centinaia di prove, e non sto scherzando, finalmente sono riuscito a colpire la bottiglia. Adesso mi sento pronto per cambiare le palline da tennis con dei sassi e riuscire a colpire un target molto più piccolo di una bottiglia, ovvero una lattina. I
I primi lanci sono serviti per assestare bene la mira, dato che il peso dei sassi è completamente diverso dalla pallina. Lanciare il sasso, paradossalmente, è molto più semplice essendo più pesante. E finalmente, dopo una decina di lanci, sono riuscito a colpire il target stabilito e riuscire a completare la sfida in soli 5 giorni. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e commenta qui sotto scrivendo quale skill vorresti che imparassi nel prossimo video. Ci vediamo alla prossima!